Ciao a tutti, nuovo video. Come alcuni di voi sapranno, il 18 luglio ho fatto il compleanno e sono 26. Ieri, che era il 24, ho fatto la cena di compleanno con i miei amici, con Simone e comunque poi sabato sono andata dagli zii di Simone e a cena dai miei suoceri, come di consueto di sabato. E anche lì mi hanno fatto alcuni regali, quindi questo è il video dei regali di compleanno. Quindi partiamo subito da quelli che mi ha regalato Simone il sabato prima, ossia il 16. Allora, da Piazza Italia mi ha regalato questi pantaloni qui, che sono bianchi, un po' molli, sono belli larghi e hanno l'elastico, arrivano sotto il ginocchio, arrivano appena sotto il ginocchio. Sono belli larghi, sono comodissimi, Madonna santa quanto sono comodi questi pantaloni. E io li metto li sto mettendo davvero con tutto. Cioè, il tempo di lavarli, li rindosso già. Siamo andati poi da Globo e mi ha regalato questa magliettina qui, che è gialla e ha un po' svolazzina perché è fatta tipo, è fatta plissettata. Ha uno strato di pizzo qui sulle spalline. È molto larga, quindi copre benissimo la pancia. E è di questo giallo molto carino. Io la indosso anche questa, la indosso bene con tutto. Poi è molto comoda, è bella larga, quindi fa passare bene l'aria, non sudi, non stressa. È molto 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 bella. E poi sempre da Globo mi ha regalato questi. Sono dei sandali di legno che hanno questo decoro molto bello sulla punta, tutto molto sfavillentus, che è un po' che non lo dico sfavillentus, è vero? È fatto così, molto belli, molto comodi, perché hanno il tacco alto, ma è un tacco grosso, quindi ci cammino bene, e poi hanno anche un po' di plateau, quindi con questi ci cammino veramente molto bene. Poi l'ultimo regalo di Simone è stato questo zainetto con i fufi. Io adoro i gufi, io amo i gufi. Il gufo è il mio animale portafortuna. Questo me l'ha preso a un mercatino la sera stessa alla rotonda. Ve l'ho fatto anche vedere in un vlog la busta con cosa c'era dentro. E è molto capiente, ha la chiusura con l'automatico. Qui ci sono i lacci che poi si apre. E qui dentro, come vedete, c'è un monte di roba. Qui ho l'agenda, un quadernino, il portafoglio. C'è un sacco di roba qui dentro. Ci entra un sacco di roba qui dentro. Poi ha, vabbè, le taschine solite, la tasca qui. Poi ha due tasche piccoline davanti, dove in una ci metto il cellulare, nell'altra ci metto le chiavi di casa. E in più ha una tasca ulteriore qui dietro, che anche questa è abbastanza capiente. Poi, appunto, sabato sono andata dagli zii, siamo andati dagli zii di Simone e mi hanno fatto questo pacchettino di Stroili, che la busta, mi ha detto, la busta è enorme, ma il contenuto è piccolino. Questo, il pacchettino di Stroili. E dentro ci ho trovato questi orecchini, che sono leggerissimi, hanno dei bei punti luce anche qui con degli strass blu. Sono di un bel blu, io poi d'estate il blu lo porto tantissimo. E hanno questo Swarovski sulla parte dove si attacca. Non mi ricordo mai come si chiama questa parte. Questa dove va, che va messa nel buco dell'orecchio. Se lo sapete, me lo lasciate scritto nei commenti, perché io non lo so come si chiama onestamente. Un altro regalo che mi ha fatto la zia di Simone sono questi orecchini. Vediamo se riesco. Ah, ok. Sono questi orecchini che sono argento e oro. E questi erano già della zia. Infatti mi ha detto: guarda, Claudia, tanto so che te li porti spesso, quasi sempre. Preferisco regalarli a te, che tanto so che te li metti, piuttosto che magari tenerli io, tenerli in un cassetto e farli prendere polvere. E sono molto belli, mi ha detto sono oro e argento e hanno questa forma davvero particolare, vedete che sono tipo a mezzelune. Hanno un bellissimo effetto addosso, infatti penso che lo vedrete in un prossimo video, che li vedrete
in un prossimo video outfit. Sono molto belli, danno un bel effetto addosso. Sono proprio molto particolari. Poi sono andata da mia suocera a cena sabato e mi ha fatto un completo. Mi ha regalato questa maglia rossa, che però è un rosso bello arancio, cioè in telecamera sembra più rosso fucsia, ma in realtà tende più all'arancione, che ha questa bella collana davanti, che ha incorporato questa bella collana con una perla. E è bellissima, provo mi alzo per vedere se riesco a farvela vedere meglio. Come vedete è asimmetrica perché davanti è un po' più lunga, davanti è un po' più corta e dietro un po' più lunga. Ha un po' di asimmetria ai lati e ha un bello scollo, non è molto profondo però ha un bello scollo. E poi ha le maniche a tre quarti, cioè a me arrivano giusto al gomito. Poi il completo si completa con questi pantaloni, che sono bellissimi, io li ho indossati ieri sera, sono strepitosi, stanno benissimo su, sono aderenti sulle cosce ma nemmeno più di tanto perché non strizzano, sono belli elasticizzati e poi finiscono larghi in fondo, sono tipo hippie, avete presente? I pantaloni degli hippie degli anni 70, 60 e poi sono coloratissimi, io questi pantaloni li indosserò spessissimo ora d'estate e magari con un po' di con un po' di sforzo, secondo me sono mettibili anche in inverno, perché proprio adoro i colori, adoro questi tipi di pantaloni e secondo me anche con una scarpa alta, magari con un po' di zeppa, secondo me ci sta bene anche in inverno. Poi appunto, ieri sera sono andata a cena appunto per fare la cena di compleanno con i miei amici e mi hanno fatto un regalo enorme, cioè questa qui c'è la busta della Gardenia. Aiuto, non ce la farò mai. E quando l'ho aperta, ci ho trovato questa. Una palette, ve lo giuro. È una palette, ma è una palette enorme. Ora vedo se riesco a farvela vedere a modo. Questa è la palette, cioè notare che la mia mano è aperta è grossa quanto la palette. È della Pupart, la palette Pupart di Pupa. Qui ci sono, c'è il quadernino con gli altri prodotti Pupa. Questa è qui c'è la scatola. E aprendola vediamo già che è alquanto stupendamente bella. Qui ci sono 49 ombretti di qua e 49 di qua. Non l'ho ancora swatchata, cioè non ho ancora nemmeno provato ancora la pigmentazione degli ombretti. Cioè è intonsa la palette, non l'ho ancora utilizzata, prima volevo farvela vedere. Poi aprendo qui, che ci sono i pennelli che... Ah! Che ci sono questi pennellini che rompono alquanto le scatoline. E qua ci troviamo. Questi sono degli eyeliner in crema, degli illuminanti, dei primer, blush, fard, blush e terre, anche qui blush e terre, correttori. Poi questo è un mascara nero. E qua c'è il mascara blu. Poi qui ci sono dei pennellini. Qui c'è la matita nera per gli occhi e di qua la matita rossa per le labbra. Qui sotto ci sono dei cassettini e li apriamo. Sì, qui ieri sera mentre chiudevo la palette mi è sgusciato un dito. Qui questi sono dei rossetti che secondo me sono stupendi e di qua ci sono dei gloss. Questi sono i gloss e questi sono i rossetti e io direi che è una palette. Lì ci sono io. Salutatevi. Io direi che questa è una palette coi contro tutti. Pensate, i miei amici mi hanno anche chiesto: ma la porti poi al lavoro? Pff, no, no, col quarzo. Questa rimane a casa con me. Questa la utilizzo solo per me. Adoro, sono già innamorata, non vedo l'ora di utilizzarla. E se volete, poi, appena l'avrò utilizzata per un po' di tempo, se volete, vi farò anche una recensione. Niente, questi sono stati i miei regalini di compleanno. Scusatemi per lo stato pietoso, ma qui è tornato il caldo. Dopo un paio di giorni che si stava benissimo, oggi fa veramente caldo. Io sto sudando e ho anche il ventilatore acceso. Ho tanto caldo. Niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente spolliciate e condividete sui vostri social network. Non dimenticatevi appunto di iscrivervi al canale e di iscrivervi agli altri miei social network, i cui link li trovate in info box. Io vi mando un bacione grandissimo.
ci vediamo al prossimo video. Ciao!